io e lei Sofì e insieme siamo in Mai Contro Te. Benvenuti in un nuovo esperimento pazzo. Oggi andremo a fare qualcosa che ha a che fare sia con gli esperimenti scientifici ma anche con la magia. Sì, è fantastico. Qualche giorno fa vi abbiamo fatto vedere un life hacks dove se disegnavi con dei pennarelli in un piatto e poi ci mettevi l'acqua, il disegno prendeva vita. Questo life hacks vi è piaciuto tantissimo e così oggi abbiamo pensato di andarlo a rifare e rifare ancora. Farlo è davvero semplicissimo. Vi basterà avere dei piatti, dei pennarelli per scrivere nelle lavagne che trovate semplicemente in cartoleria, e infine avete bisogno di acqua. Questo è tutto l'occorrente, il resto è fantasia. Bisogna sbizzarrirsi a disegnare le cose più incredibili. Io ho già in mente qualche disegno, non vedo l'ora di iniziare. Ma direi di non perdere altro tempo e dare il via all'esperimento. Yeah, yeah, mini. Come primo disegno vado a fare un omino, anche per farvi capire in cosa consiste il video. Magari qualcuno di voi non aveva visto quell'life hacks. Per prima cosa vado a fare una bella testolina e coloriamo. Ok. La vera sfida è colorare con questi colori, perché è un po' difficile. Ogni volta che passate nello stesso punto si cancella. Faccio il corpo e poi le braccia e le gambe. Yeah! Lo andiamo a fare un po' più spesso, poi capirete il perché. Ha il busto un po' troppo grande. Forse ho sbagliato qualcosa. Non è normale che abbia la pancia più lunga delle gambe. Vabbè, è un disegno, è fantasia. Come vedete è un disegno normalissimo. Piatto. Più che piatto, sono un piatto. Ma adesso andrà a prendere vita. Questo disegno diventerà reale. Si staccherà dal piatto e inizierà a muoversi. Siete curiosi? Io più di voi. Ecco qui l'acqua e andiamo a versarla. No, così, Sofì! Ho sbagliato tutto! Ma che hai fatto? L'hai distrutto! Il nostro omino purtroppo non c'è più. Ritenta, sarei più fortunata. Ma cos'è? Hai completamente distrutto l'omino, non c'è più niente. È rimasta questa specie di X. Vediamo, provo a prendere il suo busto con le gambe. Lo rimetto in acqua. Ok, questa è magia. Ma magia cosa? Hai distrutto tutte cose. Vabbè, però avete capito, no? No, non è riuscito. Era soltanto per far capire. Poi lo rifarò molto meglio. Vi faccio vedere io come si fa la magia. Disegnate il vostro omino. Eccolo qua. Voglio vedere cosa farai. Ha la testa un po' storta. Già. Lo coloriamo per bene. Facciamo il corpicino. Le braccia. Ha le braccia legate alla testa, scusa. Sì, è così. Problemi? Ok, vai. E adesso diamo il via alla magia, facciamolo muovere senza distruggerlo. Il trucco è versare l'acqua di lato e non sopra il disegno. Guardate. Ok, si sta staccando piano. Bene così. Dai, dai, si sta muovendo. Sì. Eccolo, eccolo. In giro per il piatto. È la cosa più strana al mondo. Wow. Si muove. Ciao a tutti ragazzi, faccio parte del team Troteo. Yeah, yeah, di, di. Vedete che bello? Oh, si stacca la testa. No, omino. È rimasto il corpo qui. Ecco un braccetto. Ho in mente adesso di andare a disegnare un occhio. Sì, con tutte le ciglia, poi magari si muove. Sperando di non distruggerlo questa volta. Speriamo di no. Allora, per prima cosa facciamo la forma dell'occhio. Wow. Wow, molto bello, è un occhio a mandorla. La pupilla. Ma quando hai imparato a disegnare? Un dono. È veramente molto bello. Sì, sì, facciamo tutte le sfumature così. L'occhio... Però l'occhio non ha queste sfumature, forse ho sbagliato tutto. Ma cosa ho fatto? Ma no, ma no! No, 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 col dito! E questa è la bellezza di poter cancellare col dito, quando vi ricapita. Con questi pennarelli è possibile. Ragazzi, sta distruggendo tutto. Lui, guarda, fatti gli affari tuoi. Quando sarà il tuo turno potrai parlare. Faccio delle belle ciglia, molto lunghe, così poi si muovono. Vediamo il movimento. E li faccio... Faccio l'occhio azzurro, ma sì, blu, un occhio proprio blu fluo. Wow! Avete mai visto un occhio di questo colore? Io no, mai, super blu. Coloriamo, coloriamo, ci siamo quasi. Wow, che meraviglia! Dai, non vedo l'ora di vedere quando si stacca. Anch'io, vi immaginate inizia a battere le palpebre? Coloriamo, 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 ci siamo quasi. Oh, e voilà! Mi raccomando adesso piano con l'acqua, non distruggere tutte cose. No, non distruggerò nulla. Prendiamo l'acqua e la versiamo proprio pianissimo sul bordo. Dai, 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 occhietto, muoviti.
dai. No! No! Non sbaglio! Hai distrutto tutto di nuovo! Sbaglio tutto! Perché l'ho fatto troppo filamentoso! Dovevo fare un blocchetto! È rimasta solamente una pallina azzurra! Sono un disastro! Ok, allora lo rifaccio! No, 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 questo è il mio piatto! No, lo voglio rifare! Mio. Voglio fare un'altra cosa! Ma, quando è il tuo turno? No. Adesso è mio questo. Ok. Io sto per andare a disegnare l'innominato. Chi? Voldemort? Ma che c'entra Voldemort? Il signoresse! Il nostro acerrimo nemico. Che a pensarci bene è da un po' che non si fa vedere. Chissà dove è finito. Meglio così, speriamo non torni presto. Allora, per farlo abbiamo soltanto 4 colori. Quindi useremo il nero, il rosso e il blu. Il verde non serve a nulla. Iniziamo facendo una bellissima S rossa. Così. Ma di solito è viola. Lo so, ma non abbiamo il viola. Magari potresti mettere anche un po' di blu, così fai il viola. Che ne pensi? Non sono colori a tempera, non si mescolano così. Ok. Ecco la S. Facciamo un bel cerchio così. Che stai facendo, un biscotto? Non è un biscotto, è il suo logo, è il logo del signor S. Ok. E adesso andiamo a colorare con l'azzurro. Coloriamo tutto per bene. Ecco qua. È davvero super soddisfacente colorare in un piatto. Guardate, la 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 la. Ecco qua, ho finito di colorare questa parte. Andiamo a fare due orecchiette. Ma il signore se non ha le orecchiette, lui ma cosa fai? Sono delle orecchiette corna. Ah, ok, è un diavoletto. Lui, ma il signore se non ha neanche le cornicchia. Fammi liberare la fantasia e la creatività. Ma il mantello, il signore, se cos'è questo schifo? Aspetta che faccio anche il mantello. Ma sei da Superman più che altro. Ecco qua il mantello. Sì, vabbè, lui non ci siamo proprio. In disegno zero. Non so, forse ho sbagliato qualcosa, ma è bello uguale. Bellissimo. Ecco qui. Almeno io, anche se poi non so far muovere i disegni, li so fare. Il logo di Superman. Effettivamente assomiglia un po' a Superman. Cosa fai? Lo aggiusti pure. Ok, facciamolo muovere. Prendiamo l'acqua e andiamola ad aggiungere piano piano. Ok, ok, piano, piano. Dai, staccati. Staccati, su. Siamo no. Disastri. No, 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 no. No. Si è distrutto anche questo. Che cavolo. Dove sbagliamo? Secondo me perché non dovremmo disegnare con più colori ma solo con uno. E forse dovremmo fare anche delle cose più semplici e piccoline. È vero. Stavolta andrò a fare il disegno con un unico colore, perché secondo me il segreto sta qui. E andrò a realizzare Kira, la nostra tenera cuccioletta. Devo dire che è un po' complicato fare Kira, però ci proviamo, ok? Ecco, cos'è questo? E sono i suoi occhi. Così, così. Ha un po' gli occhi strani, però vabbè. Però se adesso faccio tutto nero fa schifo. No! No, ma hai già sbagliato! Non puoi cancellare! Posso? Allora, riproviamo. A me quelle sembrano le orecchie. Allora, lui ti devi stare zitto. Ok, sto zitto. Ti sento che ridi. Senza bocca. Kira, infatti, non parla. Ha soltanto gli occhi. È un po' inquietante. No, no, no. Rifatto. Ma se non puoi cancellare tutte le volte. Posso. È difficile fare Kira, ok? Con un solo colore. Non ti vorrei dire, ma questo è più inquietante di prima. È vero. Ma cos'è? Un omino. Ho molta paura. Vabbè. Adesso facciamo le orecchiette, perché Kira ha delle tenere orecchiette. Carino. E adesso il corpicino. Ma cos'è? Smettila! Mi prendi in giro! Ah, ho capito! È un divano! Sembra un gatto più che altro. Visto che è molto inquietante, per renderla più carina, le sto facendo un fiocchettino nella coda. Per quanto possa non avere senso, però abbiate un po' di fantasia. Bene, lei è Kira! Un bel gattino! Adesso non ci resta che dar vita a Kira. Vediamo se prenderà vita o si spappolerà come tutti gli altri disegni. Dai Kira, muoviti! Prendi vita! No! La testa di Kira dove è finita? Il fiocchetto è rimasto appiccicato sul piatto. Kira però ha preso vita. Dai, un po' si muove. Anche se è diventato un po' strano, no? Però diciamo che sta funzionando. Rispetto a tutte le altre volte, guardate, si sta muovendo. Kira, sei bellissima. Soprattutto il viso. Il viso è stupendo. Ah, guardate, il fiocchetto si sta staccando. Dai, fiocchetto. Ok. Yeah. No!
disegnare la nostra Sophie. Avete capito bene? Farò Sophie. Cosa vuoi fare, Sophie? Sì, hai capito bene. Ma sarà complicatissimo. No, lascia fare. Iniziamo con una bella pallina. Chissà cosa schifo farà. Continuiamo con un bel vestitino attaccato alla testa. Sì, non c'è altro modo. Che devo fare, la testa staccata? Coloriamo tutto il vestitino di nero. Sì. Facciamo delle belle braccia lunghe. Ecco qua. E i capelli? Ti faccio una bella coda. Grazie. Ecco qui. E due zampine. Zampine? Sì, i piedi volevo dire. Ta-da! Due gocce d'acqua. Sembra l'omino disegnato nell'insegna dei bagni per le ragazze. Sì, può essere, ci assomiglia. Mia cara Sophie, sei pronta a prendere vita e andare in giro libera per il mondo? Sì. Ok, vai acqua. Si sta staccando. Dai, dai, sta funzionando. Pian pianino, pian pianino. Piano, 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 piano. Sì! Ce l'abbiamo fatta per una volta. Non si è distrutta, guardate. Si sta staccando. Yeah, sono Sophie. Guarda, è bellissimo. Wow, è stupendo. Vai, Sophie, sei libera. Muoviti, vieni verso di qua. Adesso vai verso di là. Wow. Ciao a tutti, ragazzi, sono Sophie. Sono uscita dal disegno. Ci sono due Sophie nella stessa immagine. Una è qui e una è qui. Bellissima, sono il re indiscusso della sfida. Bravissimo. Grazie. No. E ancora qui è sana, è perfetta. Ma comunque di trote, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparmi un sorriso. Noi ci siamo divertiti davvero tantissimo e mi raccomando, se ancora non fate parte del team trote, iscrivetevi subito cliccando iscriviti. Se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a Sophie. Mentre per vedere un altro video divertentissimo, cliccate davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.